Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Questo è il format Ticket to Ride inventato di sana pianta dal mio socio Massimiliano. E oggi abbiamo qui con noi un grandissimo chitarrista country, folk, blues. Insomma, è un chitarrista veramente tutto tondo. Chris Mantello, ciao. Ciao Paolino, un piacere essere qui, grazie alla presentazione. Bellissimo. Ti piace? Bellissimo. Abbastanza nero, bello. Nero. Col colore dove deve essere e soprattutto immerso tra le chitarre. Sì, abbiamo cercato di formare un ambiente abbastanza... Guitar nerd. Guitar nerd, bravo, mi piace sta cosa del guitar nerd. C'è un altro che dice guitar nauti. Sì, Claudio Ciccolin. Claudio Ciccolin, lo seguo molto, è preparatissimo. Sì, io creo dei contenuti per lui. Scrivo degli articoli sulla sua rubrica che riguardano un po' la country music e la chitarra country, e c'è anche un corso in vendita proprio, curato da me, realizzato da me, che è Country Western Guitar. Bello, interessante. Ho visto questa cosa, sono stato a Padova in fiera e ho visto appunto che promuoveva questo... Sì, sostanzialmente siete in tanti. Siamo in tanti, siamo io, Svaldo Di Dio, Cesareo, altri specialisti, dove sostanzialmente ognuno di noi si occupa di un'area ben precisa. Claudio si occupa della didattica in generale, ma le aree tematiche ha deciso di delegarle a chi fa il genere. Non che Claudio non sia capace di suonare country, anche perché ne abbiamo suonato anche insieme, ma ha preferito appunto delegare questo a me. Osvaldo cura invece quello che è il modern blues, eccetera. Ed è stata, secondo me, una scelta di valore, anche perché ha dato spazio a noi, ha valorizzato anche la nostra specializzazione, ecco, chiamiamola così, che è sempre difficile trovare persone che tendano a delegare, tendano a... Sì, no? Soprattutto nel mondo youtuber, no? Soprattutto nel mondo liquido e nel nostro paese. Sì, è vero, questo è vero. È vero, ne parlo sempre con altri chitarristi, anche molto giovani, che si lamentano tanto del problema Italia. Cioè, se vogliono fare qualcosa, dobbiamo sempre uscire. Ma guarda, io ne sono un po' l'esempio. Pre-Covid erano almeno 3 tour all'anno in Spagna, adesso stiamo riprendendo, sono passati parecchi anni, però insomma ci vuole ancora tempo per arrivare al regime. Un paio di tour all'anno in Spagna, date ovviamente in Svizzera, Inghilterra. Tra l'altro sono appena tornato da Inghilterra, infatti il mio nuovo disco è stato arrangiato, registrato e masterizzato agli Abbey Road Studios. Roba da poco. Sì. costava poco. Possiamo dire. C'è uno studio. Sì, lì è stata fortuna. Sì. Sostanzialmente ho conosciuto questo produttore molto in gamba, che lavora un po' in... trasversale, un po' su tutti i generi in Italia, lavora molto col pop italiano, si chiama Pietro Foresti, e il 6 novembre 2023 mi ha proposto questa cosa: ti porto a Londra. Mi ricordo benissimo la data perché ci ho scritto un brano, che è un brano appunto che uscirà in queste EP, che si chiama Autumn Day, giorno di autunno, dove proprio inizia November the 6th, no? Il giorno 6 novembre. E da lì ha creato una squadra ad hoc, un arrangiatore inglese di origini turche, super internazionale, Burak Arman, bravissimo, geniale, e ha detto: lui farà gli arrangiamenti, registrate insieme e poi facciamo le voci, alla fine sono sulle basi mixate che ho mixato io, il mix l'ho fatto io, il master invece siamo tornati ad Abbey Road. Ero un po' preoccupato, perché abituato a produrmi da solo, a far tutto per conto mio, avevo il terrore che delegando, tornando al discorso che facevamo, a qualcun altro alcune fasi del workflow, mi sarei trovato con un prodotto che non era il mio, capisci? Certo. Dall'altro canto invece ero stimolato, perché le ultime registrazioni mi sembrava, cioè sentivo sempre me stesso, e dico: ok, ma mi sembra di sentire sempre la stessa cosa. Ed effettivamente il fatto di delegare è stato vincente, perché sì, la produzione ha raggiunto uno step sicuramente superiore, abbiamo messo, diciamo, 3 menti al lavoro e 4 mani, le mie e quelle di Burak, dove lui ha suonato le batterie, il basso,
io invece chitarra e tutti gli strumenti tradizionali. Adesso sono appunto appena stato a Londra per il master e uno dei top engineer che c'è appunto in Abbey Road, che si chiama Ollie Morgan, mi ha fatto i complimenti per il mix, quindi sono contentissimo. Caspita. E mi ha chiesto se gli passavo i miei suoni, con cosa avevo registrato le chitarre, come avevo fatto a farle suonare così. Spettacolo. E mi ha detto che amplificatori hai usato. Gli ho detto: guarda, ho usato un Deluxe Rebel del 65, una Plexi del 1964 del Kemper. E lui non ci credeva. No. Non ci ha creduto. Mi ha detto: no, non ci posso credere, hai usato il Kemper. Quello piccolo. Neanche quello. Quello piccolo che, che è qua, che è qua con me, sempre con me. Che è molto comodo, visto che in un attimo hai resettato tutto. Sì, sì, riesci a configurarlo alla velocità della luce. Nel nostro caso, appunto, essendoci un finale, poi facendo le cose meglio avrei dovuto anche togliere lo speaker simulator, però per la nostra dinamica di oggi va bene. Perfetto. Così. Tempo zero è pronto. Cavoli, hai tanto, cioè, tu strumenti a corda? Ma allora, strumenti a corda sono un po' il mio linguaggio. La chitarra, quando mi chiedono che strumento suoni, chitarra come strumento principale. Mi piace tantissimo suonare il mandolino. Il mandolino io lo adoro. Ho iniziato qualche anno fa a suonarlo, poi durante una registrazione di un disco ho chiamato un amico molto bravo a suonarlo, Ruben Minuto, ha suonato il mandolino, io ho studiato un po', l'ho osservato bene, nel disco dopo i mandolini li ho fatti tutti io e li ho suonati anche per tanti artisti in Italia. Mi piace molto la steel guitar, la lap steel 8 corde è lo strumento con cui mi trovo un po' più a mio agio, la pedal steel la suonicchio, faccio qualcosa se devo fare degli accompagnamenti, dei mini soli, chiaramente non le cose che fanno a Nashville, questo se devo fare chiamo uno Steeler americano o un carissimo amico Alex Valle che adesso è in tour con The Gregory e mi suona la steel guitar. Il dobro, che uno dice vabbè ma il dobro è una chitarra, dipende, perché se usi, io uso lo square neck, quindi accordato in sol, quindi anche lì l'approccio slide completamente diverso da quello che anche sulla chitarra. Suono basso, mi diverto un po' col contrabbasso, mi diverto tantissimo. Bello, col contrabbasso. E la mia bestia nera, che quando riesco a suonarlo per un po' e a studiarlo qualcosa mi esce, poi mi fermo per magari un mese, due mesi, mi sento veramente rattrappito, il banjo. Ah. Però se devo fare anche lì cose semplici, in bello. Studio, sì, l'ho suonato. Anche perché a me sostanzialmente mi chiamano per fare steel guitar, pedal steel, bandolino, dobro e a volte anche banjo, anche se io lo sconsiglio, però magari una traccia semplice la faccio. Perché di chitarristi ce ne sono tanti bravissimi, poi tanti compositori sono chitarristi, quindi giustamente si suonano le loro chitarre. Chiaro. Poi qualche volta devo risuonarle io in studio. Ah, però. Successo okay, qualche perfetto. Volta. Perfetto. Soprattutto con gli americani. Ah, ma dai. È successo con un chitarrista americano, sì, molto bravo, però insomma aveva un po' fatto fascimman press e allora ci ho messo meno a risuonarle che a editarle. Sì, a quel punto lì sì, prima di dire faccio io dai, ci vuole più tempo, perché comunque l'edit porta fracco di spazio, sì, e poi va fatto in maniera intelligente, altrimenti si sente che no, perché uno dice vabbè ma non si sente quando è nel mix. Ecco, io quando lavoro sulle tracce per me devono essere insomma la cosa più vicina alla perfezione già quando registri. Sì. C'è questo detto shed in, shed out, no? Quindi se tu fai entrare, avete capito cosa, esce, no? Non è che il mix e il master facciano miracoli, se tu parti con una buona canzone, è il discorso che facevamo tre giorni fa a Londra. Quando una canzone ha una buona scrittura, permette un buon arrangiamento, perché la canzone stessa ti dice come vuole essere arrangiata. Quando è un buon arrangiamento, suoni bene le parti, il mix è facilissimo, perché se il suono già della chitarra va bene, poi puoi enfatizzare una frequenza o, come dire, smussare un'altra, ma la matrice è quella. Quando tutto a tempo, fatto bene, basta il mix. Sì, sì. Il cantante se canta dopo è agevolato perché sente la dinamica, sente il respiro del brano, e poi quando devi masterizzare, il master engineer è come, io faccio sempre questo esempio,
tu immagini di avere un'auto, una moto custom e vuoi fare una verniciatura custom, no? Un paint job di quelli paurosi, fiamme, dadi, tutto quello che vuoi, no? Più complesso lo fai, o Chicano, quelli con il metal flake, ecco. Tu lo fai ed è bello e già va già bene così, ma è fondamentale il carrozziere che ti mette la mano di trasparente finale, che tante volte non la fa l'artista, ma lo fa il carrozziere, che è proprio abituato a far solo quello. Sì. E quello ti può rovinare tutto, perché te lo rende opaco, ci cola sopra, oppure te lo fa brillare più di prima. Però il disegno di base deve essere bello, ecco. Sì, certo. Realizzato bene. Questa è un po' l'ultima fase, che è il mastering, secondo me. Certo, sì, perché poi se tu già dall'inizio lo fai tanto per, dopo ti trovi in disastro poi. Bravissimo. Quando fai l'editing, cioè devi... veramente una situazione. Guarda, l'esperienza di questo ultimo disco è stata particolare, perché io ho fatto dei provini, delle preproduzioni molto semplici. Le chitarre, chiaramente, ho detto, ma le curo più che altro per dare idea all'arrangiatore. Quindi l'arrangiatore si è trovato la linea vocale, la parte armonica fatta con le chitarre, magari qualche basso qua e là, e la batteria. Io mi sono messo a suonare la batteria, cose molto semplici, ripresa con un microfono malissimo, giusto per far dare l'idea al batterista, no? O a chi scriveva le parti, cosa doveva fare. Alla fine ho dovuto rifare su quattro pezzi, ho rifatto due brani, due chitarre. Mm. Perché i provini andavano bene, quindi è inutile che le rifai. Chiaro. Alcune le ho rifatte perché magari abbiamo cambiato la velocità del brano, abbiamo cambiato un po' la struttura, e allora ho detto vabbè, le rifaccio. O a volte addirittura le ho semplificate, perché magari le chitarre erano molto più elaborate, ma più che, cioè, faccio prima a parlare con questa in mano. Bravo. No? Allora faccio un esempio, un brano io uso, siccome io uso principalmente i clean, se devo dare l'idea di un qualcosa di pesante io scordo il mio re. Ok, allora se il brano è in battere, la volta la fa. E questo levare magari mette in crisi l'arrangiatore, perché l'arrangiatore vuol fare qualcosa, suonare qualcos'altro in levare. Allora l'ho rifatta, lasciato su questa parte. Cose molto semplici, ma no, tante volte non serve complicarsi la vita. È solo un po' più complicato. Sui soli è più bello complicarsi la vita. Beh, certo, certo, mi sembra più che giusto. È bello questo sistema. Sì, io lo uso parecchio, anche per esempio, se devi suonare in mi bemolle, io metto il capotasto qua e suono. Questo io suono in re maggiore. Giusto. E questo mi permette di avere le corde a vuoto, no? Basta che mi sposto qua. Preciso. Sono trucchettini che si imparano con gli anni. Studiando. Studiando, e io dico sempre, quando lavoro con qualcun altro, e mi è successo tante volte qua, perché come dicevamo prima, Abbey Road è un po' un'eccellenza a livello mondiale. Allora, ho detto, già noi siamo italiani e di base siamo un po' ladri, no? Di nostro. Io sono il ladro per eccellenza, quindi ho detto, sappi che tu qualunque cosa fai, io la studio, se non la capisco te la chiedo, quindi se devi cacciar via, cacciami via adesso, perché dopo non farai più in tempo. E anche perché è bello capitalizzare queste esperienze, cioè quando tu vai a lavorare con un determinato personaggio, per un determinato artista, con un determinato produttore, un determinato arrangiatore, cerchi di carpire un po', anche perché c'è sempre in un mio pezzo, non è quello che fai che cambia il tuo sentiero, ma è come lo fai che cambia la tua strada. Porco cane. Cioè, capisci? Bella massa. What you do, I will change your train. But it's
del genere. ci sta, il discorso è non fa una piega. Quindi tu inizi a suonare la chitarra quando? Estate della terza media. Ah. Quindi sto finendo le medie, inizio ad ascoltare musica. Io prima ascoltavo principalmente musica classica da bambino, perché a casa mia c'era quella, i classici Battisti, che non mi hanno mai sinceramente attirato più di tanto quando ero piccolo. Inizio ad ascoltare country music a 12 anni, perché inizio ad andare a cavallo, ah, e quindi certo, quel mondo lì, no? Finché un bel giorno dico, a me piacerebbe suonare uno strumento, a me piacerebbe il violino, la country music, la musica classica, il violino. Il violino è uno strumento difficile, uno strumento ingrato, parlo con un mio amico più grande di me, il quale mi dice, perché non suona la chitarra? Faccio, perché voglio suonare il violino. Allora mi fa sentire un certo personaggio che faceva tutte le robe... Malmsteen. Quindi... minori armoniche, eccetera, eccetera, e dico, va bene, dai, posso provare allora a iniziare a suonare la chitarra. Inizio con un po' di rock, a me piaceva tantissimo Jimi Hendrix, il country è molto difficile per iniziare, perché quando devi iniziare a saper fare basso alternato, finger picking, allora ho detto iniziamo a fare rock, no, poi Hendrix, sai, era vabbè. Cioè, Hendrix è uno di quei chitarristi che ti arriva subito, no? È molto molto sanguigno. Quindi anche a un ragazzino di 13 anni comunica. Sì, cioè, certo. Al di là della sua complessità armonica, della sua complessità anche esecutiva, il tocco, cioè, considerato il migliore di tutti i tempi, sì, per me. Sì, no, vabbè, Hendrix, ecco, secondo me non è neanche... cioè, umano. Non era terrestre. Esatto. E a me era arrivato molto, tanto rock and roll, mi piaceva rock and roll, e ho iniziato a suonare la chitarra. Poi da ragazzino cosa suoni? Heavy metal, perché tutti fanno heavy metal, e allora fai heavy metal, però sono durato un po' poco con l'heavy metal, perché a 18-19 anni preferivo fare hard rock, rock blues, sempre andato verso, finché un giorno un amico mi porta un disco di un tale di nome Brian Setzer, che io conoscevo come chitarrista degli Stray Cats, ma sento il suo disco con l'orchestra Vavoom, dove c'era il brano bellissimo, no? Di Carosone. E allora ho detto, cacchio, io voglio fare rockabilly, basta. E da lì ho iniziato a studiare, mi ricordo che mi prestò un amico la videocassetta didattica di Marco Di Maggio, l'altro oggi siamo anche amici, la cosa mi fa piacere, e allora Marco iniziava dicendo, per fare rockabilly voi dovete saper fare flat picking, finger picking, ho detto perfetto, fermate, ci vediamo tra 2 anni, perché prima devo imparare queste cose. Allora mi sono messo a studiare e diciamo che il rockabilly mi ha... un po' la mano l'avevo fatta con l'heavy metal, cavoli, perché con l'heavy metal comunque già il plettro deve andare, sì. Avevo studiato l'hybrid picking, il finger picking, mi mancava tutta la parte, e nei dischi da Brian Setzer Orchestra c'è una quantità industriale di accordi jazz. Eh sì. E quindi avevo imparato un po' anche quello, e da lì ho detto, bene, suoniamo rockabilly. Avevo una band con cui giravamo tantissimo, ho fatto un sacco di anni a fuoco, 130-140 date l'anno, mamma mia. Sì, poi abbiamo iniziato iniziamo a scrivere cose nostre, allora erano funzionali allo spettacolo, quindi cose semplici in italiano, abbiamo anche registrate, ma senza velleità discografiche. Quando ho iniziato a voler scrivere brani miei, ho fatto un EP rockabilly country, country roots, e mi rendevo conto che con rockabilly non riuscivo a esprimermi, perché è un genere comunque, cioè è un genere teen, quindi devi parlare di alcuni argomenti, ha degli stilemi molto stretti, cioè, se fai qualcosa in più diventa qualcos'altro, in più rockabilly. Ho detto, vabbè, ma io ricomincio da dove ho iniziato col country, e mi è risultato molto più facile scrivere. E poi il country, cioè,
c'è tanto country, c'è il western swing che c'è quasi jazz, c'è, voglio dire, il country tradizionale appunto che si suona in fingerstyle, c'è il country rock, anzi, e poi c'è l'honky tonk. Sto facendo volutamente le stesse progressioni per capire, no, come gli stessi accordi, certo, cambiano, suonano diversi in base a come tu li suoni, certo, il voicing eccetera eccetera. E diciamo che ho trovato le mie scarpe comode. Hai trovato la tua dimensione. La mia dimensione, sì, dal 2017 che ormai faccio solo esclusivamente questo, produco tutto, perché mi capita di produrre del pop italiano, del più internazionale che italiano, però qualcosa anche in italiano, adesso dovrei a breve iniziare con un artista, però quando io devo scrivere questo è il mio linguaggio. E ultimamente, tra l'altro, il prossimo articolo che è in programmazione per Claudio, per Lezioni di Chitarra, parla proprio di questo. Si intitola Il country che non è country, ma è country, è più country e piace ai giovani, e piace alle nuove generazioni. Cioè, la country music è un genere che cambia pelle, sostanzialmente ogni 5-10 anni. Prima ogni 10, adesso abbrevia, no? Perché i tempi, no? La industry clock speed è più veloce. Quindi tu puoi ascoltare tranquillamente del country anni 70 che assomiglia a tutto il resto della musica degli anni 70, idem con gli anni 50. Negli anni 80, 90 c'è stato il new traditional, negli ultimi anni è successo un po' il delirio, perché questa mania dell'hip hop, il C-Rap, Lil Nas X, Old Town Road, no, questo mondo qua, dove di country non c'è più niente. Mm. L'ultimo anno, 2024, quindi CMA Award, Country Music Academy Award, che è l'Oscar della musica country, me lo sono visto e ho detto, caspita, qui fanno, cioè, vedi il violino, vedi il mandolino, la steel guitar, e i brani sono country. E ho detto, veramente bella sta cosa. Nel frattempo io avevo iniziato a scrivere i brani dell'EP. Ho detto, no, come sonorità voglio queste sonorità qua, perché sono moderne, ma belle, cioè, è comunque country music. Sì, sì, sì. Cioè la chitarra che suona country. Esatto. Mentre se tu senti tante volte, perché ci sono poi dei problemi, nel senso che quando tu suoni, adesso prendetela con le pinze perché sto passando in un amplificatore, ma questo suono, no, è un suono che non ti permette di fare. Finito. Certo. Cioè non puoi fare il solo pop, no? Devi. Più note. Allora, il tema è che i brani moderni non sono swing, quindi sono dritti. E il solo deve essere necessariamente qualcosa di nuovo. Ma non funziona. Esatto, no. Allora, le soluzioni adesso che inizi a sentire i dischi sono, che è un po' la logica della steel guitar. Suonare più note insieme, e quindi sono arrivato lì, cioè la chitarra resta tradizionale, il giusto, non eccessivamente, gli arrangiamenti possono essere un po' più moderni. Tu hai una sorta di alunni, hai una sorta di scuola però? Io insegnavo musica in una scuola, chitarra. Da quest'anno purtroppo non ho più tempo, perché con le produzioni, gli impegni in studio, e insegno musica d'insieme alla nuova Busto Musica, Busto Arsizio, dove sostanzialmente io curo le band. Ah. Sono comunque band di ragazzi, sono già ragazzi abbastanza, anche giovani, anche giovanissimi. C'è qualcuno che ha iniziato con me che aveva 10-11 anni, erano fenomeni, cioè un batterista che, se lo senti suonare, dice un nano, non è un bambino, è bravissimo, gli metti una partitura, lui te la suona tutta, ma stiamo parlando Dream Theater, stiamo parlando di queste cose, ecco.
e li seguo. Quindi intanto cerco di trovare dei brani perché, in modo da uniformare le loro competenze, dove quello più bravo fa meno fatica, quello meno bravo fa più fatica, ma giustamente cresce di più. E li formo, gli insegno a suonare insieme e a suonare per gli altri, quindi con gli altri. Ogni individuo deve saper suonare con gli altri e per gli altri. La school rock. Eh sì, è una school of rock, esattamente quella. Esattamente quello, infatti il progetto è piaciuto molto e abbiamo tante band, poi vanno anche a esibirsi al di fuori anche dei contesti della scuola, vengono chiamate da varie associazioni, anche locali, perché sono bravi, comunque che suonano bene. Fantastico, mi viene in mente Jack Black, non so come sì, mai. Non so come mai. Un po' più magro. Però. Beh, chiaro che e meno bravo di lui, perché lui ha una voce, a me piace, io lo adoro, uno dei miei preferiti, Jack Black. Sai, io non lo conoscevo come cantante, cioè lo conoscevo come attore, poi l'ho scoperto come cantante, ma mi ha folgorato. Calcola che io vidi un MTV Music Award tanti anni fa, quindi Jack Black era ancora 99% attore, e nella presentazione iniziò a cantare, tipo stile musical, stile Broadway, e ogni tanto passava il microfono, faceva accenno a qualcuno del pubblico, attori, e questi, ovviamente tutto preparato, si alzavano e rispondevano cantando. E io dicevo, ma caspita, perché gli americani vengono alla scuola di Broadway. Quindi quando tu vedi il Brad Pitt di turno, questo suona e canta qualcosa. Sì. Poi c'è quello che è più portato e meno portato, però tendenzialmente chiunque di loro suona e canta. Jack Black è micidiale. Volevo andarli a vedere con Tenacious D, però suonavo anch'io quella sera, suonavano al Carro Ponte. Mi hanno detto che il Carro Ponte non è mai stato così pieno. Posso immaginare, comunque è un personaggio che ha un bel seguito, sì. Cioè, una persona positiva. Io lo trovo una persona assolutamente positiva, simpatico. Folle. Sì, e poi vedi questa cosa che hanno. Lui come attore, ma anche tanti musicisti, ti farò poi qualche esempio, in America non si prendono tanto sul serio, cioè nel senso, se io sono arrivato qua non è che c'ho bisogno di, no, capito? Io mi ricordo, conobbi nel 2000, mi ricordo se era 2000 o 2001 slash, ero a NAMM negli Stati Uniti, una fiera, una delle più importanti al mondo, Stati Uniti, per gli strumenti musicali. Arriva questo personaggio non tanto alto, col suo cappellino, no? Col cilindro, occhiali da sole, slash, due bodyguard enormi, questo si mette lì e si accende una sigaretta e guarda il bodyguard dicendogli, mi sa che qui non posso fumare, lui fa, fa niente. Antifuma, no? Al che io faccio per avvicinarmi, arriva un bambino, lui mi fa segno, aspetta, passa sto bambino, gli fa l'autografo, mi fa scusa, vieni pure. Così. Fantastico. E iniziamo a parlare, io gli dico, ah guarda, un onore conoscerti, fa tu cosa fai? Fa, io suono la chitarra, ah figo, siamo colleghi, gli faccio, no, non siamo colleghi, tu sei Slash, io sono l'ultimo degli stronzi. E lui mi fa, sì ma suoni la chitarra, io suono la chitarra, siamo colleghi. Preciso. Mi disse questo Slash. Bellissimo. Cioè, e dici, caspita. Beh, ma sai che sto incontrando in questo cammino che abbiamo iniziato appunto nel salottino, è iniziato un po' per gioco il salottino, no? Io ho iniziato il canale YouTube come tutti, recensire chitarre, quelle cose lì. Poi però, guardando gli altri, molto più bravi di me, mi sono detto, ma fammi guardare un attimo YouTube. E non c'è quasi niente come il salottino, no? Che va a parlare e dà spazio ai musicisti. E allora abbiamo iniziato così. Ho iniziato la mia primissima intervista con Umberto Ronco, che è un chitarrista pazzesco, insegna. E da lì ho detto, vabbè dai, cominciamo. E ho iniziato sempre con quelli meno conosciuti, fino ad arrivare a te, fino ad arrivare a Andrea Braido. Cioè, ecco, Braido, giusto? No, vabbè, ma... E li trovo, più salgo, quindi più arrivo ai vostri piani, più trovo umiltà. Intanto colgo l'occasione per dire qui davanti a tutti quello che ti ho detto quando ci siamo sentiti, perché io ammiro moltissimo quello che stai facendo, perché grazie. Provare a fare le recensioni di strumenti è sicuramente una cosa utile, perché è utile, anche io tante volte le guardo, ma parlare di musica, cioè di quello che c'è dietro e dentro
la musica di un artista o anche un genere musicale è, vuol dire fare cultura, che è qualcosa di rarissimo, e per questo mi tolgo il cappello, come ho fatto ma non mai potuto vedere quando eravamo al telefono. Grazie. Quando una persona, secondo me, fa questo mestiere, inteso come mestiere, lavoro, sì, quindi come chi in bianca fa l'imbianchino, chi costruisce fa il muratore, chi fa l'avvocato, si rende conto delle difficoltà, della complessità, e si rende conto che alla fine è tutto un gioco, è un lavoro, ma è tutto un gioco, serio, ma un gioco. Allora, di base, uno, secondo me, meno io parlo per me, io non mi prendo troppo sul serio, un conto se devo insegnare, allora è una cosa seria, perché io sto ricevendo dei soldi per educare una persona, allora devo farlo bene, ma quando devo intrattenere, voglio intrattenere, non voglio essere troppo pesante, troppo. Quando tu arrivi a conoscere persone di veramente di livello alto, adesso mi è capitato con Slash, ma posso dire produttori, artisti, cantanti, sound engineer, musicisti, io più andavo a parlare, interfacciarmi con gente brava, più era super bello lavorare, e questa è una fortuna da un lato, e da un altro anche una scelta, perché a un certo punto ne parlavamo con il mio manager, e lui dice l'obiettivo dell'essere umano è stare bene, cioè il nostro obiettivo ultimo è stare bene, quindi per stare bene bisogna fare una cosa che ti fa stare bene, ma soprattutto stare con delle persone che ti fanno stare bene. Ah sì, certo. Quando arrivi a questo, il risultato secondo me è raggiunto, i soldi sono un mezzo per stare bene, perché per forza, tutto quello che ci circonda, per quanto io ho già dato disposizione di essere seppellito con questa chitarra, è comunque un oggetto, uno strumento, certo, ha un valore aggiunto perché ha tanti anni, è passata in tante mani, e perché ha una sua vita, una sua storia. Ma vedevo, non mi ricordo se è Chris Eldridge o Chris Lord Eldridge o non so chi, un grandissimo produttore, e diceva, parlava appunto degli strumenti, in questo caso cosa elettronica, prodotti da studio, diceva questi sono strumenti, sono tools, attrezzi, non c'è un attrezzo, no? L'esempio prima, tu mi hai dato una chitarra, questa costa poco ma suona bene, infatti volevo portarti anche la mia Messico per farti vedere come suona bene, cioè questi sono attrezzi, non c'è una chitarra professionale, una non professionale, è il chitarrista che è un professionista, cioè siamo noi che dobbiamo essere professionisti e poi scegliere l'attrezzo. È chiaro che l'attrezzo più costoso, più curato, ci mette in condizione di suonare meglio, ma non è detto che sia così. Cioè, secondo me bisogna fare un po', no, sì, in generale, qua in Italia, un po' di passi indietro su tante cose. Cioè, e su tante bisogna farne avanti, ma anni luce. Ah, sì, sì. Cioè, bisogna un po', secondo me, ridimensionare tutto. Nel senso, questa è la chitarra, questo è l'amplificatore professionale. Questo, io sono andato, ho registrato con un cacchio di Camper Player che non arriva a 700 euro per un euro, e mi hanno chiesto, e a Londra mi hanno chiesto, ci dai la chiavetta con i tuoi suoni? Non ho il camper, non mi fa, ma se lo compro lo prendo e ci metto i tuoi suoni. Pensa un po'. Io ci ho perso 2 giorni per fare quei suoni, che è tanto per uno che poi ci smanetta. Cioè, quindi alla fine cosa è professionale e cosa no? Ah, ma le valvole sono da professionisti, il digitale è un giocattolo da amatori. Ma chi l'ha detto? Cioè, quando io vado in tour in Spagna, io mi porto nella custodia della chitarra tutti i miei suoni. E se hanno un camper, neanche quello, mi porto la chiavetta. E io il camper fino a 6 mesi fa non l'ho mai disprezzato, ma non l'ho mai apprezzato, non lo consideravo neanche, dico boh, non lo conosco, non l'ho mai provato, non mi interessa. Penso un po'. Cioè, io ho provato quasi ogni amplificatore esistente al mondo, perché io ho avuto per anni un negozio, come tu sai, e mi è capitato di tutto. Io di Soldano Solo 100 non ne avevo una quando andavo a suonare, ne avevo 2 con 2 casse, con 4 casse. Madonna. Diciamo rock, capisci, andare a suonare nei cluboni tipo Land of Freedom, hai 2 testate pitonate con 4 casse pitonate a fuoco, il fonico era lì così e tu con la Les Paul.